In questo video torno alle origini, faccio un salto indietro di almeno 3 anni, 3 estati. Vi faccio vedere un po' la coltivazione tradizionale del pomodoro. Questo è un terreno che ho fresato questa mattina e però utilizziamo questa volta, invece dello stallatico pellettato che ho utilizzato fino appunto 2-3 anni fa, utilizzo l'humus in lombrico. Quindi in questo video vi faccio solo vedere la messa a dimora delle piantine con le dosi dell'humus. Si va a occhio perché tanto è un prodotto completamente naturale, non brucia le radici e non c'è pericolo di metterne troppo, e anche questo è il bello di questo prodotto. Dopodiché nel corso dell'estate vedremo poi la crescita di queste piantine che verranno nutrite esclusivamente con l'humus in lombrico. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Perché ho fatto queste due prode, questa e un'altra che è da un'altra parte, dopo vi faccio vedere, col metodo tradizionale. Quella che vedete dietro è fatta ancora col metodo no dig. Vedete la terra marrone soltanto perché lavorando questa proda con la motozappa ho coperto il compost. Ho fatto questa proda qui, vedete, è circa 10 metri, 12 metri, perché ho un surplus di piantine, ne ho veramente tante. Tra ieri e oggi ne ho regalate 22 e ho ancora la serra ben fornita, quindi non ne voglio buttare via neanche una, perché mi sono costate molto sacrificio, molta fatica, molta energia, perché è da febbraio che le curo. E quindi voglio provare a vedere nel frattempo come si comporta l'humus in lombrico direttamente con le piante di pomodoro. L'humus in lombrico l'ho utilizzato molto quest'inverno per fare il mio semenzaio. Ho fatto molti video, se vi interessa poi potete recuperarli. Vi lascio qui in sovraimpressione una copertina del semenzaio, mi ero trovato benissimo. Vi dicevo all'inizio del video che non c'è il rischio di un sovradosaggio, e lo dico con cognizione di causa perché ho fatto un plateau dove ho seminato direttamente nell'humus senza mischiarlo al terriccio. Sono venute fuori delle piante favolose. Vi faccio vedere qui la lattuga. La lattuga, rispetto a quella seminata nel terriccio buono, di qualità ovviamente, era cresciuta di 2-3 volte. Era una cosa incredibile. Quello che volevo proprio farvi notare è la dimensione della lattuga rispetto al terriccio universale, che seppur buono ma non potrà mai competere con l'humus di lombrico puro, quindi non ci sono assolutamente rischi da quel punto di vista. Allora, 50 grammi in buca, che corrispondono a un pugno e mezzo pieno, e altri 100 grammi li metteremo poi intorno. Io ho già fatto una buca, la buca è di circa 5 dita, quindi parliamo di un 6-7 centimetri. Volendo potremmo andare ancora più giù. Questo è un piantatoio che non usavo più, come vi dicevo, da 3 anni. Ecco, guardate, vi faccio vedere. Siamo scesi giù di parecchio, siamo a circa 15 centimetri buoni buoni. Questa è una piantina di pomodoro che ho seminato io in semenzaio, sta soffrendo perché ha bisogno del terreno. Allora, cosa facciamo? Semplicemente mettiamo in buca un pugno e mezzo, liberiamo questa povera piantina che sta soffrendo, guardate che apparato radicale. Mettiamo direttamente il pane di terra a contatto con l'humus, non succede assolutamente nulla. Coppiamo col terriccio, dopodiché mettiamo ancora un paio di pugni intorno. Cosa succede? Che quando poi con la manichetta dell'acqua io irrigherò a goccia la zolla di terra, l'humus ovviamente rilascerà tutte le sue sostanze. Due parole solo sull'humus in lombrico, ovviamente ne ho già parlato tanto, e sempre nel video in cui ve lo presentavo ho affrontato molto l'argomento. È prodotto dai lombrichi che mangiano e digeriscono il letame maturo di bovini e ovini. Probabilmente questo è il risultato delle loro deiezioni. Non ha odore assolutamente e lo si può utilizzare su tutte le colture dell'orto e non solo. Io l'ho utilizzato anche per i trapianti degli agrumi, sto avendo dei risultati a dir poco fantastici. Allora mi sposto sull'altro gocciolatore. Allora, attenzione, qui c'è un errore di fondo. Purtroppo io avevo in casa soltanto la manichetta con passo 30, dovrebbe essere 30-35, è poco, meno di 40-45 centimetri. I pomodori non dovrebbero stare distanziati l'uno dall'altro, però visto che sono in emergenza, visto che il tempo stringe e ho veramente tante piante, mi azzarderò a fare una coltivazione a 30-35 centimetri. Voi non lo
fate, ve lo dico, perché è molto difficile da mantenere, perché bisogna poi curare molto l'apparato fogliare della pianta, bisogna cercare di arieggiare lì dove si toccano ed è molto difficile e bisogna starci dietro quei trattamenti. Io quest'anno, come gli ultimi 2-3 anni, utilizzerò soltanto caolino, bentonite e estratto di castagno alternati con zeolite ed estratto di castagno. Non utilizzerò assolutamente prodotti rameici, non li utilizzo più da 2-3 anni. Vedo purtroppo su Facebook, su alcuni gruppi, che lo usano a sprombattuto. A me mi dispiace, perché non è proprio una sostanza che fa bene al terreno e poi comunque ci ritorna in circolo. Quindi, se potete, evitate la poltiglia bordolese. Io ormai la utilizzo solo sugli alberi da frutto 2-3 volte all'anno, ma sulle piante come pomodori, melanzane, peperoni, zucchine non utilizzo più il prodotto rameici. Vediamo un po'. Qui abbiamo un panetto di terra con 3 piantine. Adesso vi faccio vedere anche come dividerle. E dove posso scavo a mano. Danno pioggia questa sera, però nonostante questo io darò loro un po' di acqua per evitare un po' lo stress da trapianto. Piano piano togliamo tutto il pane di terra, prendiamo una piantina. Queste che ho toccato le radici ovviamente soffriranno un po', È importante togliere tutto ciò che può toccare per terra. Questo ad esempio è un rametto che a me non piace molto, quindi lo togliamo. Getti ascellari qui non ne vedo e quindi questa operazione non la facciamo. Ve ne faccio vedere un'altra, dopodiché vi faccio vedere la proda che ho fatto ieri, sempre con l'humus lombrico. Questa è la seconda, come vi dicevo all'inizio. Ecco, prima di metterla alla dimora, la piantina si valuta, si guarda, si toglie tutto ciò che c'è in basso. Si toglie, ecco, vedete? Questa è piena di getti ascellari, vedete? Ne abbiamo uno, un altro e via, li togliamo tutti. Adesso è pulita, adesso è pronta, mettiamo l'humus. Vedete, ho fatto una bella montagnetta. Si può fare col pomodoro, perché, come vi dicevo altre volte, non so se si vedono, tutta la peluria, passatemi il termine, che ha il tronco, sono tutte radichette che possono venire fuori una volta che vengono sommerse dalla terra. Quindi se si mette questo tronco sottoterra, da questi peletti, passatemi il termine, verranno fuori nuove radici. Il terreno è umido, ieri mattina ha piovuto, questo un po' mi aiuta, Benissimo, dai, mi sposto sull'altra proda e chiudo il video. Questa è la proda, sono altri 10 metri che ho fatto ieri fino laggiù, dopo vi faccio vedere nel dettaglio. Però guardate qui, questo pomodoro qui, il pomodoro nero, seminato il 2 di febbraio, come passa il tempo signori, mamma mia come passa, siamo fine maggio, ed era insieme a un altro pomodoro piccolino. Ovviamente non ho toccato nulla perché lo spazio è quello che è, volevo vedere un po' cosa succedeva. Guardate, aveva i fiori nella serra e la pianta è rimasta bella, bellissima, non ha sofferto assolutamente nulla, no, questa che, ecco, questa si era staccata, quindi stava passando, ma la pianta è bellissima. Mi riallaccio quindi al discorso dello stress da trapianto. Se non si tocca il panetto di terra, che non bisogna dividere le piantine non si accorgono assolutamente di nulla. Se noi però prima facciamo un'operazione di innaffiatura abbondante il giorno prima almeno, ecco, guardate, guardate che bella che è. Quindi sono tutte così, sono tutte molto molto belle. Poi alla fine è partito l'embolo della follia. Ecco, ora vi faccio vedere cosa ho fatto. Queste sono leggermente più distanti, una dall'altra, ma non di molto.
Ecco, alla fine, visto che a me non piace fare le cose come fanno tutti gli altri, ho voluto provare. Ho un'anguria, un melone, peperoni e là ancora un peperone. Tutte piantine che stavano cominciando a soffrire e ho voluto poi metterle a dimora. Voglio vedere cosa succede. Voglio vedere, a prescindere dalle consociazioni, se riesco a avere un qualche risultato. Quindi lo vedremo solo col tempo. Le macchie nere, ovviamente, il terriccio che vedete è humus in lombrico. Questa proda e quella che avete visto all'inizio del video avranno soltanto humus in lombrico e prossimamente, penso la settimana prossima, farò un video dove a tutto l'orto, anche quelle che vedete ho fatto con la coltivazione no dig, quello è compost, non ho toccato il terreno, tutte avranno la loro razione di humus in lombrico liquido mischiato ovviamente con l'acqua. Quindi la settimana prossima farò questo trattamento e lo filmerò. Qui ci sono da fare ancora due cose su tutto l'orto: mettere la paglia, che devo fare tra oggi e domani, e fare il trattamento con le polveri di roccia o zeolite o estratto di castagno oppure bentonite, caolino ed estratto di castagno su tutto l'orto. Non ho potuto ancora farlo perché ha piovuto praticamente tutti i giorni. Quello che mi ha salvato un po' è il fatto che ieri c'è stato molto vento, quindi le piante si sono ben asciugate e non c'è stata umidità residua. Questo mi ha salvato un po'. Bene, per il resto è tutto qui. Vi faccio vedere poi i risultati mano a mano che andiamo avanti con la stagione. Grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Utilizzate l'humus in lombrico se non avete altro, perché è un ammendante potentissimo, è veramente un gran prodotto. Vi auguro una buona giornata.